o ad altre autorità che hanno ospiti, ci conosciamo, ma consequentemente sono generali di Brigadiere a Porto Salerno, sono il capo ufficio generale per la coalizione. Oggi è un giorno veramente speciale, un giorno dove il generale di Brigadiere Gianmarco Bellini consegnerà al proprio militare la sua casacca da prigioniero di guerra. Una casacca che ha vestito per 47 giorni da quel lontano 18 gennaio del 1991, che è appunto 47 giorni di prigioniero. Come dicevo, è un giorno importante per noi, e perché lo facciamo oggi, dopo 23 anni? Perché abbiamo visto solo da quei giorni il ritorno dei velivoli IMX dall'operazione Afghanistan, un ritorno che ha segnato per noi un momento importante. In Afghanistan gli IMX hanno sostituito il Tornado, che ha volato 1500 ore, gli IMX ne hanno volato oltre 10.000, con migliaia di missioni compiute e più del migliore dei modi, con un'altissima percentuale di riuscita e senza danni collaterali, cioè senza fare nessun danno a persone civili. Un grande successo che ha dimostrato la rilevanza del mezzo aereo in operazioni così importanti e ha dimostrato come particolare un'altra militare sia in grado di mettere in campo una forza expeditionary veramente importante. Ma questo non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto l'esperienza delle operazioni previste. Ed ecco che andiamo a parlare proprio dell'operazione Robusta, che fu poi la prima vera operazione dal dopoguerra in poi, che ha visto la forza armata dispiegare fuori area un importante strumento militare di carattere logistico, tecnico e di carattere operativo. Uno strumento che per la prima volta portato non solo le capacità italiane all'estero, ma che per la prima volta è entrato nelle case di tutti noi, perché più di altre operazioni, l'operazione Robusta Desert Storm è stata l'operazione che è entrata nelle case di tutti i cittadini. C'è stato il CNN effect, come si diceva, ossia tutti l'abbiamo vista, ne abbiamo sofferto, li abbiamo tremando insieme ai nostri colleghi che si trovano in questa situazione. Ora, oggi proprio vorrei far rivivere qualche istante di quella emozione per un brevissimo film. Segue, tratta dal crash recorder, ascoltiamo le voci reali del pilota maggiore Bellini e del navigatore capitano Cocciolone durante quelle fasi drammatiche. Piano, un po' per destra, un po' più in alto, meglio lo dico. Stiamo ritornando, soldato. Madonna, non riesco neanche a tenere dritto. Non ho mai visto una cosa del genere. Ok, dopo vediamo. Col prua 294. Ok, il Quake City è ancora acceso, meno male. Ah? Mi era venuto la sintoma che non ci fosse nessuno a Quake City. Ok, ci siamo, via. Mike. 2 miglia. Poi vediamo inbound al target. 276. Ok. Ok? 1 miglio. 276 dopo? Sì, 276. Ok, mi vado già subito. Ok, comincia ad andare. Vai. Ok, commetta. Butta via le paniche, butta via le paniche. Ok. Lanciate. 500 piedi, metti basso, 400 piedi. Oh, 300. Ok, 200 piedi, stabilizzati così. 200 piedi, ok, sei inbound, vai così. Livella, livella, livella.
Qui bella. Ok, vai. Vai basso, 200 piedi, tutta canna. Così, le tali che le ho buttate. Ok, tutta canna. Giaffa, giaffa. Sto ciaffando, vai. Vai, vai così. Giaffa al massimo. Sto ciaffando, tutta canna. Vai più, i motori sono ancora buoni. 130 piedi, 120, vai così. E dove, dove? Mi chiamo Maurizio Cocciolone, sono capitano dell'Aeronautica Italiana.
molto importante, ma anche la parte che sta dietro alla propria professione. Quindi, il fatto che tutti i miei colleghi erano tutti quanti a casa dei miei ogni sera, no? Andavo a trovare mio padre, andavo a trovare mia madre, portavo una testimonianza, un'attenzione, anche perché i miei non sapevano che fine avevo fatto e quindi non avevo nessuna indicazione se ero vivo o morto, però ho sempre avuto un sacco di fratelli che sono venuti appunto dal mio gruppo di volo, fratelli che sono stati per me appunto più importanti di semplici colleghi. Quindi vi lascio adesso a penso che abbia finito di raccontare una cosa e credo appunto che quello che facciamo sia giusto. Non ho mai pensato un solo istante che quella guerra fosse sbagliata. Io ho sempre ritenuto che quella fosse l'unica guerra giusta che abbiamo fatto forse negli ultimi anni, perché abbiamo liberato un paese, indipendentemente poi se aveva petrolio o meno, ma l'abbiamo liberato e questa è una cosa che ci dovrebbe portare a essere fieri di quello. Ora chiederei al signor Capo di Stato Maggiore di avvicinarsi per la consegna della casacca. Devo ringraziare tutti quanti per essere qui per questa grande cerimonia. Il prigioniero di guerra è stato riconsegnato all'Italia, all'Aeronautica di vita, alla sua famiglia. In tutta questa storia, diciamo, avviene oggi, che è l'anteprima di domani, 4 luglio, viene naturalmente con la presenza spirituale qui il nostro grande comandante Mario Alpino, a cui dedichiamo un bel applauso. Non cercate il comandante Alpino, non è potuto vedere, ma perché lo cito? Cito perché lui, sapendo di non poter venire, scusandoci perché non è venuto, mi ha mandato.
sicuramente l'aeronautica da qualche parte, ma che avrebbe avuto sicuramente difficoltà a trovarlo. È in qualche archivio, lui aveva una fotocopia, ha detto che l'hai mio, perché sicuramente la potrei dare, ce l'ha con me. Ed è il certificato di riconsegna da parte della Croce Rossa Italiana del prigioniero di guerra delle mani, naturalmente, del generale Pino, come Quellini Gianmarco, naturalmente numero di matricola e quant'altro. Credo che dopo la Seconda Guerra Mondiale questo sia l'unico certificato circolante in Italia per questo evento e lo consegno adesso. Come metterlo, come trattarlo.
soltanto dire sono vivi, non sono vivi, anche due, ricordo ancora sempre, credo fosse PG2 con la Volpe che intervistò qualcuno che vi sta parlando, che voleva sapere se fossero vivi oppure no. E dissi che non sapevamo molto, comunque c'è un sentimento inevitabile, comunque funziona sempre, e che alla fine della guerra normalmente ci sono sempre delle sorprese e noi speriamo di essere tra quelle sorprese. Sicuramente il video di Pocciolone ci rinfrancò, ma a metà, e a lui fu fatta quella intervista. Se vedete Pocciolone, lui legge qualcosa che sta messo da parte, e hanno scritto dire che la stessa cosa fecero con te, però non la mandarono, forse non fecero in tempo a mandarla in onda. Quindi c'era anche l'altro video che per certi versi ci avrebbe dato la conferma che fosse vivo, quindi rimanemmo per un certo periodo a metà, finché naturalmente mi diceva Pino Cocciolone, lo hanno consegnato in Giordania con un elicottero iracheno, credo. No, probabilmente. Diciamo che alleggiato da Baghdad in Giordania. In Giordania. Adesso un po' così male. E senza naturalmente certificato di prigioniero di guerra della Croce Rossa. Invece il tuo è stato materialmente consegnato nelle mani di Arpino, e Arpino, ricordavamo stamattina, appena visto tra i vari, è arrivato il 19, se non detto, sì, immediatamente, dico tu che no, eravamo sul 19 della Swissair, è arrivato ai vari, e la prima persona che ho visto dopo 47 giorni è stato Arpino, che è salito sul velivolo e si è seduto. Dici tutto. E mi sono fatto quel pianto. Ecco, per questo il pianto liberatorio del tornare a casa, di riassaporare la vita, leva questo approccio. Di difesa online, siamo oggi con il capo stato maggiore dell'aeronautica, il generale Preziosa. Generale, abbiamo appena visto la cerimonia con il generale Bellini. Dove stava nel 91 quando fu abbattuto? Nel 91 ero alla scuola di guerra a Firenze, avevo lasciato il gruppo di volo
stavo per essere richiamato, il gruppo di volo come comandante, stavo per essere richiamato per andare in Iraq, perché ormai i piloti che erano lì avevano esaurito quasi il periodo di permanenza. Voi sapete che i periodi sono intensi e di solito ogni 3 mesi vengono avvicendati gli equipaggi di volo che volano intensamente e hanno bisogno logicamente di ricaricarsi. Ero lì pronto per partire, avevo lasciato esattamente qualche mese prima il gruppo di volo, perché avevo terminato il comando di gruppo, per addestrarmi ulteriormente presso la scuola di guerra. Quindi ero lì naturalmente per la partenza. Logicamente sono stato più fortunato perché nel 94 comandavo lo stormo, in questo caso a Gioia del Colle, e ho partecipato alle operazioni in Bosnia, quindi ho mancato quella del Golfo, ma mi sono rifatto con quella in Bosnia. Visto il tema e visto quello di cui stiamo parlando, anche di vuoto normativo, ricordando lo status di prigioniero di guerra che non è stato potuto riconoscere, quanto poco invidia il suo collega della Marina Militare in questo momento? Si riferisce al capo di Stato Maggiore con 2 suoi uomini, tra virgolette, prigionieri in uno Stato straniero. Intanto sono 2 uomini italiani, e approfitto per salutare naturalmente i 2 fucilieri dell'aria che conosco bene, va bene, con i quali naturalmente ci telefoniamo sistematicamente. Sono 2 ragazzi d'oro che stanno dando il simbolo della fortezza a tutti quanti noi italiani. Sono lì, noi si sta lavorando tutti quanti, l'Italia sta lavorando per cercare di risolvere questo problema, e prima o poi lo risolveremo. Grazie. Abbiamo parlato di eroi, e chi fa parte dell'aeronautica mi ha sempre detto che in realtà la missione, viste le condizioni di partenza, era destinata a finire male. In realtà fu un successo in termini, l'obiettivo fu colpito, per poco non riuscì anche a tornare a casa. Quindi gli eroi hanno anche fortuna, gli eroi in vita. Sì, quelli in vita sì. No, la missione quella sera era fattibilissima, nel senso sono stati fatti invece degli errori più che altro tattici, nel senso che il luogo dove è stata fatta il rifornimento, poi ci sono state anche delle condizioni diciamo di sfortunate, se vogliamo, no? Un po' impreviste in quel periodo, perché c'è stato anche il lancio degli scud da parte degli iracheni verso, che quella notte ha concentrato le attenzioni su questa minaccia, che ha, diciamo così, un po' stravolto tutta la missione. Però la missione è stata un successo, perché il mio obiettivo io l'ho preso, quindi poi alla fine è vero, si è perso anche un velivolo, ma questi sono i fatti che purtroppo se gli altri avessero potuto rifornire, avrebbero eliminato però anche le difese irachene. No, dovevano essere gli altri, doveva essere una coalizione di aerei alleati che ci doveva coprire, cosa che non c'è stata, perché nessuno è riuscito a fare i rifornimenti di volo nella notte. Questo è quello che si doveva vincere dal TASC e dall'ordine. Adesso addestriamo anche ufficiali iracheni in Italia ormai da diversi anni. Ha più rincontrato qualcuno che ha avuto? No, io ho un vaghissimo ricordo di alcuni di loro, che alcuni di loro parlavano italiano, quindi mi presupponevo che fossero stati in Italia in addestramenti o cose varie. Però dei vecchi iracheni che avevamo noi diverse decine di anni fa, di questi non c'era più nessuno, non credo che ci fosse più nessuno. Più stato in Iraq? Non sono più stato in Iraq, no. Sono stato in Kuwait, sì, però in Iraq no. Uno dei libri preferiti dagli appassionati di argomenti militari è Pattuglia Bravo to Zero. Ah, sì. Non so quanto lo potrà apprezzare lei, che ha vissuto sulla pelle. No, io ho conosciuto conosco l'autore del Bravo to Zero, che era appunto un SIS inglese che avevano il compito di scovare gli scud mobili
al di là del confine in territorio iracheno. Ed è gente che insomma ha una grandissima preparazione di addestramento e è capace di fare tantissime cose. È molto verosimile, anzi diciamo che il testo in sé è un testo assolutamente fedele a quello che è successo. E poi i nomi e altre cose sono stati ovviamente manipolati per ragioni di sicurezza. Riguardando indietro la sua carriera nel complesso, è soddisfatto oppure teme che essersi fermata a quell'episodio l'abbia poi sempre fatta riconoscere come il maggiore Bellini per il resto? No, sono assolutamente felice della mia. Se potessi tornare indietro rimetterei la firma per una vita uguale. Grazie, complimenti. Grazie.